Rodrigo. Ah. Non mi piacere di via, ne per fare compagnia. E poi compagnia. Non mi piacere di fare compagnia. Sì, sì, sì. Starino, vai. E qua. Dai, vieni un gotto, Starino. Starino. Pellestrina, Laguna di Venezia. Un pomeriggio di sabato all'Osteria della Perla. Un gruppo di pescatori si è riunito qui a cantare e a raccontare vecchie storie. Tutti i giorni di festa è così. È un modo per passare il tempo. Ma è anche un'altra cosa. Spontaneamente, quasi per un'innata tradizione, gli avventori dell'osteria si dispongono secondo i modi della commedia dell'arte. C'è un canovaccio, che è il tema della nostalgia. C'è un leader o regista, il signor Otello Vianello, di professione assicuratore. E poi, di volta in volta, ci sono i personaggi che entrano in scena improvvisando a braccio. Sono molto re. Dalle canzoni si passa naturalmente a raccontare storie. Storie, o come si dice a Pellestrina, fatti di una volta. Non fatti reali, ma racconti favolosi. Viaggi per mare, storie di streghe, di anime del purgatorio. Le chiappe su, le mette fiori, le roba in trighi sotto porta. Che cosa le era tutta? Strighe? Strighe no, io era sì, 7, 8, 9 le era. Strighe? Strighe. E allora una che fa, cosa questa barca che non parte a fare? E andare in sanda di invito, no, trovi i mariti, i tinoti. Questo fatto racconta un viaggio favoloso, quello della Poni ad Alessandria d'Egitto. La Poni era una strega, con la sua corte di apprendiste streghe. Le metteva in una barca e pronunciava la formula magica. Vada per uno, vada per due, vada per tre, finché arrivava al numero delle streghe imbarcate. 6. A questo punto la barca partiva come un fulmine e in 4:48 arrivava in Egitto. Una volta però la barca non ne volle sapere di muoversi. Alla fine scoprirono la ragione. Una delle streghe era incinta e dunque non erano 6, ma 7. Dove tu hai segnato con la porta di noi peccati, con la bocca di noi peccati, con gli occhi baci, baci, baci. Scende il crepuscolo. È l'ora degli addii.
Ma è anche l'ora delle apparizioni. Gli uomini tornano a casa, il paese si fa più deserto, l'aria a poco si popola di misteriosi fantasmi incorporei. La notte a Pellestrina è il tempo dell'eterno femminino, streghe, anime. Il fantasma da queste parti è donna. Le grida che si sentono da lontano nella tenebra, le voci che sussurrano, i gemiti che gelano il sangue nelle vene sono di donna. È come se una misteriosa popolazione femminile si ribellasse all'impero maschile della luce. Ed ecco il mondo dell'uomo, mattino, Pellestrina. È stata fondata circa 1300 anni fa da veneti di terra che, sospinti dai Longobardi, si rifugiarono sugli isolotti della laguna. La distrussero gli Ungheri una volta e una seconda i Genovesi. Qui era dominio di Chioggia fino al Trattato di Campoformio, fine del Settecento. Poi passò a Venezia. Industria principale, la pesca, un po' per mare, ma soprattutto in laguna. Una volta le donne facevano il merletto, come a Burano, e coltivavano gli orti. Le insalate di qui erano ricercate dai veneziani. Adesso non più. Gli uomini vanno quasi tutti a pescare, qualcuno lavora in fabbrica a Marghera, le donne stanno chiuse in casa. Dagli austriaci ad oggi la popolazione non è mai più cresciuta. 5-6 mila abitanti, non di più. I cognomi delle famiglie sono solo 4 o 5. Vianello, Scarpa, Busetto, Gavagnin. Per distinguersi tra di loro, i pellestrinotti usano una grande quantità di soprannomi. Pellestrina è anche l'ultimo paese costruito sull'estremo lembo di terra della corona di isole, o cordoni litorali, che formano una diga naturale tra il mare Adriatico e la laguna di Venezia. Venendo dal Lido, prima c'è Malamocco, poi gli Alberoni, San Pietro in Volta e infine Pellestrina. Dopo Pellestrina c'è Caroman e oltre la bocca di Sottomarina. Il Lido, la spiaggia di Sottomarina, tutti luoghi turistici. Tranne qui a Pellestrina, turismo zero. C'è un solo ristorante, abbastanza caro, poi un paio di osterie, ma non vi si mangia molto bene. Villeggianti, nessuno. Non si può costruire. Due secoli fa, la Serenissima qui costruì l'ultimo monumento della sua prodigiosa tradizione architettonica, i Murazzi. Straordinario sbarramento in pietra d'Istria e marmo contro la furia del mare. Chiamerebbero Pellestrina una classica area seriore, cioè uno di quei posti in cui il tempo e la lingua si sono fermati, non hanno più subito mutamenti. I pellestrinotti dicono che il loro è un veneziano più antico e più puro di quello di Venezia. In realtà è l'antico dialetto di Chioggia. Come scriveva il Goldoni, il fondo è veneziano, ma la gente bassa ha dei termini particolari e una maniera di pronunziare assai differente. È dunque un universo completamente popolare. Lo era fin dai tempi di Goldoni, che venne qui ad ispirarsi per le sue baruffe chiozzotte. Tutto qui ruota intorno al lavoro, e lavoro qui significa pesce, mare, barca. Questa cos'è, una barca nuova? Sì, la barca nuova. La sta facendo lei? Sì. L'ho incominciata io con le mie proprie mani e se vivo spero di ultimarla. Ma come si fa a fare una barca nuova? Mi spieghi un po'. Dove... le spiego un po'. Questa si chiama asta di prora.
è il primo pezzo che va incominciata. E poi c'è l'asta di pompa e l'altro pezzo. E poi si fa la chiglia sotto. Dopo si incomincia con le ordinate. Queste si chiamano ordinate, insomma, ordinate. Questi qua in alto che non sono attaccati giù si chiamano apostoli. In tutto l'assieme si chiamano ordinati, ma questi si chiamano braccia e questi corpi. Ah, poi questo è il maniero di cinta. E questa, da questo punto, è qua, insomma in alto, si chiama opera morta, un'opera morta. E da questo punto in basso si chiama opera viva, perché quella è l'opera viva che può andare veramente sotto acqua. Tutta sotto acqua. E quanto tempo ci vuole per fare una barca? Secondo noi siamo in pochi e l'abbiamo portata qua in 2 o 3 mesi, vero? Ma se c'è forza, se invece di lavorare in 2 si lavora in 4, per esempio, con metà tempo, ecco. I nomi delle barche, da che cosa derivano? Questa qua, siccome l'ho fatta così di mio capriccio, ci ho messo nome come mai. Capriccio e lavoro. Questa in fondo è la chiave per capire la fantasia di una società antica. Ecco un buon esempio raccontato da Paron Menetto, che è proprietario di uno dei 2 cantieri, o squeri, di Pellestrina. È il fatto del vecchio snè. Quando che noi altri tiravano su sta barca qua, incantava come, no? E quando che lui diceva le parole, a me non mi risulta perché mi era ragazzo, ma proprio sto vecchio snè, era un vecchio... Sì, ma c'è adesso. Ah. Adesso che sono un po' simpatico per tirare a riva una barca un tempo c'era solo la forza delle braccia. Il vecchio snè era bizzoso e buontempone, ma sapeva le canzoni che, cantate durante il lavoro, magicamente facevano meno dura la fatica. Beh, insomma, com'è il fatto? È il fatto che lui incantava queste barche, vedete? E quando che si tirava in terra non veniva più in terra, perché come lui aveva l'incantesimo, vero? E per questo li sta nominando su questo fatto qua, sto vecchio snè, ma proprio una sede del... Non ci pensi, ecco. Una sede del nostro ramo, del nostro mestiere. Ma quello era un manovale che veniva soltanto quando che noi altri, che era da mettere in terra le barche, ecco, che prima, adesso che si viricei elettrici, invece una volta che c'era le argani. E c'era un palo che si chiamava il fuso. E poi c'erano tutte le aspe attorno, comunque si vedeva quando che se sui film, le barche con Danai, insomma, vero, che andava, insomma, e girava sempre attorno, e il cavo se faceva su e la barca veniva a terra. E cantavano. E cantavano. E come cantavano? E cantavano. Per chiamarsi il tempo, per chiamarsi il passo. E cantava. Oh, l'Isaia, l'Isaia. E poi guardi, io sono andato a vedere. Oh, Isaia, l'Esa, volta gira l'Esa. Vira. Il mondo è pieno di lavoro e di fatica, ma la fantasia riempie il mondo di storie. E per ogni lavoro c'è una storia e una canzone. Allora gli metteva un albero in piedi, no? E con la corda gli tirava, allora il palo era un peso, vero? E andava sotto. E per essere tutti accordati, chiamava la parola, no? E chiamando la parola era l'accordo, no? Per esempio, non so, gli chiamava... E tirava la corda, no? E un altro ancora, e... Pum, si sentiva tanto colpo. E un altro ancora, mi chiamavano tutti Venezia de bella e boom, boom. La nostra bandiera scenda in demarca e boom. Dai. Che bella baruffa.
Il termine baruffa, scrive Goldoni nella prefazione alle Baruffe Chiozzotte, è lo stesso in Chioggiotto, Veneto e Toscano. Significa confusione, una mischia, un azzuffamento di uomini o di donne che gridano o si battono insieme. Queste baruffe, continua Goldoni, abbondano a Chioggia più che altrove perché gli abitanti sono quasi tutti di estrazione povera e bassa, per lo più pescatori o gente di marina. Quest'approdo è Caro Man, l'estremo lembo del cordone litorale che fa da diga alla laguna. È già di per sé un mondo immaginario. Di anno in anno la risacca modifica il contorno del litorale, lo amplia con terreni di riporto e sedimentazione. Vi crescono erbe selvagge, fiori, come in un paesaggio da pittore naivo. Vi abitano personaggi imprecisati, dei vecchi, dei bambini, delle monache. Il paron della barca che ci ha portato sin qui ci fa conoscere il più vecchio pescatore di Pellestrina, Baby Paglia. A 80 anni Baby Paglia ha quasi smesso di andare a pescare. Ora, a tempo perso, fa l'ortolano per le monache, nella colonia estiva destinata ai bambini della terraferma. E sento un po', adesso lei qui, il pescatore lo fa ancora, signor Beppi? Io sì, io faccio ancora il pescatore. E quando... con questo vado via da qua, vero? Se su sano, vero, vado a pescare. E anche lei lo fa il pescatore? Sì, bravo, sì, sì. E come si chiama? Andrea. Andrea e poi come? Ianello. Ma però ci avrà un soprannome anche lei, o no? Il soprannome è... Ianello Andrea Bossa. Andrea Bossa. Bossa. Bossa che vuol dire? È un soprannome. Un soprannome. Un soprannome. Anche il suo Paglia è un soprannome. Sì, questa qua della Saria come una nomenanza che si Danialti stesso. Danialti stesso. Per capirsi bene quelle parole, si dice Betty Paglia. Betty Paglia. Ecco, come Andrea. Perché lei di cognome come si chiama realmente? Veronese. 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 E Giuseppe. E mi pare che ci siano solo tre o quattro cognomi a Pellestrina, no? Scarpa, Busetti. Scarpa, che si Busetti. Zenari. Zenari. Gavagnini. Gavagnini, che ne si diversi. Però ci sono molti più soprannomi. Io ho un soprannome così, ma la sempre... maggior parte sono Vianelli. Sì. La maggior parte sono sì, sì. Ma di soprannomi un po' strani, ne ricordano? No. Io non so... Mi faccio la nome delle volte, così, ma la maggior parte sono tutti quanti con nome e cognome. E perché si chiamano la Valle Zappa? Zappa, la Valle Zappa. Il titolo. Ma questi nomi qui hanno un'origine fantastica o perché ci sono venuti dei fatti? Per esempio, Mille Campi, perché si chiamano? Si chiama Mille Campi perché è la valle. Per il titolo, che dà il titolo Mille Campi. Barenon, chiama il Barenon. Sì. Sono valli anche là. Barenon che cosa vuol dire? Una valle. No, ma cosa vuol dire il nome Barenon? È un titolo che dà così patronica. Patronica da quel titolo là. E lì in quelle valli lì non ci sono storie di fantasmi che compaiono, storie strane. Questo no. L'unica storia che lei conosce è questa qui della Valle del Sette Morti, perché poi si chiama del Sette Morti. La realtà, il nome è Sette Morti. Com'è questa storia dei Sette Morti?
c'era sei persone e un bambino. Dunque se gli altri gli gatti a fa, uno che gli ha negato. Torgi insomma il temporale e gli gatti a fa era così. Dunque, durante la notte stava dormendo e gli diceva agli uomini, diceva al bambino, vai a chiamare che l'uomo sta dormendo. E dice, gli era morto là. Gli era negato, gli era morto. Dunque, ne andate a mai 3-4 volte e sulla quarta volta, la quinta Inca. Insomma, e lui è morto, gli ha detto vai che dica così che adesso vengo. Quando quel bambino si è andato a dire adesso vengo, lui si è preso paura. Paura? Si è preso. Dunque questo si è andato così da loro e lui si è morti tutti sette. E per questo ci chiama la valle di sette morti. Ma secondo lei le sembra una storia vera? Ma il bambino, per me, cosa posso dire una storia vera? E queste cose... Esatto, cioè, insomma, sono morti di infarto, no, per la paura. Si è presentato, soprattutto gli era morto. Questo morto. È vero, non è vero, poco importa. La Valle dei Sette Morti è il più famoso dei racconti di folklore di Pellestrina. Ne esistono centinaia di versioni. Qui Baby Paglia ha persino sbagliato a raccontarla. In nuce, la Valle dei Sette Morti è una storia d'una beffa riuscita male. Certi pescatori raccolgono per mare un annegato, tornati a riva per burla, mandano un bambino a chiamare il morto perché venga a tavola. Il ragazzino ci va un paio di volte finché mangia la foglia e torna ad annunciare che il morto ha detto che viene. Dallo spavento i burloni muoiono tutti. Sembra proprio d'essere in un tempo astratto, metafisico. Anime, streghe, lavoro, morte. Forse sarà l'effetto di questa grande e bizzarra solitudine. La laguna è un mondo a due sole dimensioni. L'acqua si confonde con il cielo. La linea dell'orizzonte è segnata dalle barene, terreni incerti, coperti d'acqua dall'alta marea, affioranti nelle ore della bassa. Su queste imprecise superfici si levano capricciosamente curiose costruzioni, i casoni. Là in fondo ecco apparire il più antico, il Barenon, che è del Settecento. E da dietro questo promontorio ecco adesso il più assurdo. Come una casa di marzapane, un pezzo di Disneyland costruito qui, in mezzo alla laguna, 50 anni fa, da un architetto olandese e destinato a un fanatico di Biancaneve. Ma cos'è, insomma, questo enigmatico mondo della laguna? Vediamo almeno di ridurlo alle sue dimensioni fisiche. Dunque, adesso noi siamo qui in un posto che si chiama? Valle Zappa. Questa è la Valle Zappa. E se cominciamo dalla Romea, qui fino a... diremo alleggiare, di Mira, vi è nove valli chiuse che ognuno ha la sua ampiezza sui 400, sui 500, 380 ettari. Al termine di questi circondari abbiamo la laguna che ha ancora una denominazione, diremo, di valle, ma che non è valle, è laguna. E la valle è dove che è recinta, che vi è i lavori che per la pesca, diremo, dei cefali, anguille e tutto il resto. La laguna è acqua libera, diremo aperta, che cioè, il pesce viene catturato dai pescatori con le reti fisse, mobili, con altri mezzi. All'autunno il pesce tende ad andare al mare per essere fuori, diremo, dalle intemperie, dal freddo. Mentre che nelle valli, mentre lui crede di uscire questo pesce, nelle valli chiuse c'è il lavori che viene bloccato e viene pescato quando vogliono. Il pesce però non è la vera ricchezza della laguna. Da quando i grandi camion frigoriferi sono in grado di trasportarlo intatto da qui a Milano, addirittura a Napoli, la vera ricchezza è il peocio, che in italiano si chiama anche cozza. Ma non lo vuole? Allora,
Lei è un carrovato? Io. Ma questi lì si possono mangiare già? Sì, sono quasi pronti, sono pronti da mangiare, soltanto che dobbiamo levare i piccoli per pulire quest'erba che ha addosso, poi dopo li rimettiamo in acqua, fra un 15-20 giorni li vendiamo, insomma va al mercato. E non si spana in tempo a sporcare di nuovo? No, una volta puliti adesso in sul giro di 20 giorni rimane belli neri, fa una bella figura. Perché insomma, quelli lì da quanti mesi sono sotto? Questi sono sotto, ovvero precisamente dal mese di marzo. Da marzo? Da marzo che sono in acqua, adesso siamo gli ultimi di luglio. Quattro mesi. E in quattro mesi sono diventati da piccolissimi grossi? Sì, ecco, da questo picco, da questa grandezza sono venuti così, soltanto che hanno fatto degli altri piccoli, sono nati sopra, che adesso bisogna pulire altri piccoli. Bisogna togliere i più piccoli? Togliere più piccoli. E i più piccoli cosa se ne fa? Li rimettiamo in acqua un'altra volta. In che crescono? Io crescono. Vengono buoni per l'anno prossimo. E così uno li potrebbe anche già mangiare adesso, volendo? Beh, sì, così li può mangiare perché prendendo tutti i migliori, i più grandi, sono buoni da mangiare. Perché... Oh, Santo Di nome come si chiama? Orlando. E di cognome? Maso. Detto Bisighin. Detto Bisighin, sì. Bisighin cosa vuol dire? Bisighin è un uccello piccolo che esiste qui nella laguna, vero? Uno dei più piccoli uccelli, no. Siccome che quando io avevo 12 anni ho cominciato a andare a caccia con i signori, e mi vedevano camminare sul fango di Barina, diremmo come un bisighin. Perché saresti bravo. La mia vita è sempre stata così, insomma, di caccia, qui si viveva con la caccia, è sempre stato per le valli, poi dopo una certa età mi sono sposato. Adesso non sarei più capace di staccarmi da qui, perché ho fatto la mia vita qui, insomma, ecco, se uno mi dicesse di abitare a Parma oppure un'altra parte io non ci andrei. Ho lavorato sotto le imprese, insomma è una vita molto difficile per me. Mi piace così, l'aperta laguna, insomma, proprio la passione dell'acqua. La solitudine torna dunque un'altra volta come chiave della fantasia. Il pescatore solitario in mezzo all'acqua, in precario equilibrio sopra la sua barchetta, ha un sogno. Diventare un solitario ciclista in sella alla propria bicicletta nel gran mare della terra. Perché se io mi prendo un giornale
perché non guardo né calcio né niente, guardo soltanto come va le corse dei professionisti. Io mi piaceva la bicicletta da bambino, vero? Pertanto, quando ho avuto il bambino pronto, ne ho comprato una, vero? E siamo andati anno per anno sistemando su sua misura. Ma dopo, man mano, insomma, ha cominciato, vero? E si è adattato, ha visto che andava anche abbastanza bene, perché da leva giovanile, insomma, correva abbastanza bene, non era queste fatiche, la corsa era di 30 km, 25, capisce, la affrontava bene. È andato anche a Roma ai giochi della gioventù, ma poi dopo forse ha cominciato a sentire che è troppa fatica e non ha più voluto correre. Adesso abbiamo questo lavoro che dobbiamo svolgere, mi dà un aiuto a me, insomma, praticamente, e corre qualche volta così per suo passatempo, diciamo, ecco, per suo hobby. Ecco, ma perché le piace tanto la bicicletta? Ma è una passione così perché, guardi, la bicicletta è bella perché è di pura fatica, insomma, quello che va. Va con le sue forze, non... Ma questa passione per il ciclismo non è anche per vincere, per diventare ricchi? Beh, guardi, si diventa dei campioni proprio, ma se no, fando l'aggregario, non si vive, insomma. Ecco. E lei piacerebbe avere un figlio campione? Beh, è logico che mi piacerebbe. Avrebbe voluto essere lei un campione? Magari. E come pescatore si ritiene? Beh, come pescatore, oddio. Insomma, vedo che mi difendo, la famiglia vive, quello è interessante, insomma. E suo figlio farà il pescatore anche lui o no? Ma dice che vuole continuare sul mio mestiere, pertanto faccia come crede. Fin qui abbiamo descritto un mondo antico. Tranne qualche piccolo particolare, tutto è rimasto come 200, 500, 1000 anni fa. Cambiate appena un poco gli abiti addosso a questa gente. Mettete i remi al posto del motore. E anche questa domenicale gita in barca sulla laguna potrebbe essere benissimo avvenuta 2 secoli fa. Mare, acqua, laguna, pesca, pesce, peoci, anime, streghe, morti e vivi. Ma in questo secondo viaggio che compiamo attraverso la laguna a ritroso, di ritorno verso Pellestrina, cominciano ad apparire i segni di un mondo diverso, di un'epoca minacciosa. Ecco la laguna popolarsi di mostri, draghe, grandi navi inquietanti all'orizzonte, gigantesche stazioni di pompaggio del greggio irte di guglie e di tubi, enormi petroliere arrugginite ferme all'ancora bloccate dalla crisi petrolifera. Poi continua e si moltiplica il panorama dei mostri. Dal mare alla terra, la massa dei turisti, i rumori delle auto, il suono della fiera, le giostre, le musiche, le grida della radio. Anche il rito in cui tutta questa comunità di pescatori si riconosce, la regata, assume in questo nuovo panorama aspetti straniati, diventa quasi roba d'altri. Guardate,
Aglio, aglio, molti di pezzi! Che coperchio, Sino! Poi si deve rumore, dai! La coperchio l'hai portato via prima! Ma dove l'ho portato? Dai, non c'è, dai! Aglio qua, aglio qua, dai! Metti qua, metti qua! Qua, qua, prima! Fagli dare una gridata! Metti qua! Era già fatto un paio di volte. E infine si celebra la sagra della gola, dell'ingordigia, dell'avidità. 40 pitali! La sagra magna! Meglio! Aumenti il peso, Tizi! Allora, hai peggior di porti, si perde il balone, azienda! E chi me lo dice non sono d'accordo con quelli dei tassi! Ma tutto è possibile! Che hai tempiato! Capiamo con quelli, siamo qua, sarà che gli ultimi pochi della saga del Peoccio questo qua! E poi va via! Io siamo iniziati al tacco! I pinai e non i pinai, di sempre di Maiaida! Attacca, attacca, io ti sono dai buona domanda! Sì! Poi, come avanza il giorno, la festa degli altri a poco lascia posto di nuovo alla festa veramente popolare. La annuncia questo gaio suono di tamburini. E di nuovo tutto il mondo ritorna a racconto. Un racconto questa volta di fatti più vicini, più tristi. E deve passare tutto gli altri vecchi, io. Oh. Adesso i giovani, cosa vuole che sia, adesso che tu. A Livorno, a staccamento di Livorno, si chiamava all'anno. Si chiama un imago alle 7:30 di mattina che leveva il sole ne si veniva a pari. E allora il nostro comandante ne risponde, sono i apparecchi di Pisa. Allora mica rispondo a contro la compagnia, no, che questi non sono gli apparecchi di Pisa, gli apparecchi che vengono bombardati. Allora lo vediamo Pisa comandante, si è sparito e a Dio di Elio siamo spariti anche noi altri, parte sui gattoli, parte sulle bruse. E voi cosa avete fatto? Ah, mostrato su un gatto io. Ma si ribombeva io. Via fuori il sangue per il tempo. Maltempi, passava maltempi. Maltempi. Come maltempi che non passava una barca. Cagliugai, anche per mare via. Lei di notte va in via. Per chi più gli aveva fame e non ve ne era. Tristi storie di fame. Ma oggi è giorno di festa grande. Siamo all'apice, la grande regata della festa dell'apparizione. Qui il lavoro del pescatore diventa sport, avventura, audacia, bravura, consumata al cospetto dell'intera comunità, riunita al gran completo. Barche e biciclette. La laguna racconta se stessa nel suo linguaggio più sontuoso.
Carabinieri! Ehi, tu dici? Sì, 9. Ma parita netta, ma parita. Che devo prima? Ma tu per l'Inter. È di nuovo sera. Domenica sera. Osteria della Perla. Uno ad uno tornano tutti i personaggi di questo racconto fatto di racconti. E si ricomincia a raccontare. Racconta la Francia, e vuoi che racconta la storia, va a Bortolini. Ecco, proprio quella, parla a Bortolini. E poi la sentiamo qualche volta, sì. Non mi ricordo tanto bene. Sì, di sono compari, no, perché io compare stasera andiamo via. Andiamo via un pare, pare che sia la sera delle anime. Poi via, a sera la Bonassa, e io andiamo a dire, non so, a Imbearera. E Imbearera qua, no, pesche, parla qui, parla lì. Un passarino che fa mi tanto, io ho già fatto un go. Ma che dice compare che fa dopo un po'? Non vedi niente a fare. No, non vedo niente, no. Stato che io portavo via, no. Una prova mi sai. Ma a testa io ero confuso, no? Una prova. C'è questo di compare che siamo non mi andiamo a casa. E a casa che vai, insomma, mi riporto sto poco del pesce a casa. No, e la mattina ne ha più niente. Dopo io ho bisogno di dire, insomma, sono più anni, scuso. Ho detto che così a fare, nel posto. Era la notte dei morti.